Oggi parliamo di origine delle discriminazioni di genere, ma non solo. Io direi che oggi parliamo anche dell'origine di tante cose che diamo per scontato e crediamo essere universali sui generi, in particolare su quello femminile. E lo facciamo tramite questo magnifico testo della grecista, giurista e docente Eva Cantarella, Gli inganni di Pandora, che sottotitola L'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica. E l'autrice ci dice: lei non vuole fare una storia della discriminazione del genere, ma vuole proprio andare all'origine, alle radici, su quello che ha lasciato l'impronta radicale proprio sul pensiero occidentale, del pensiero della presunta inferiorità della donna. Ma soprattutto mi viene da dire, perché questo non è qualcosa che muore nel tempo in cui è stato creato, ma qualcosa invece che si è protratto in una concatenazione nella storia del pensiero umano fino all'oggi, avendo delle influenze anche massicce fino all'oggi. E qua era un po' quello che dicevo all'inizio, proprio sul come il pensiero di Grecia abbia influenzato quella che è la nostra stessa idea, che riteniamo spesso erroneamente universale, di cosa sarebbe maschile e femminile. Su questo canale me ne occupo tantissimo, quindi se ti interessa il tema iscriviti al canale, attiva la campanella in maniera così da essere avvisato o avvisato tutte le volte che uscirà un mio video. L'autrice fa partire il ragionamento dal mito di Pandora e lo pone anche in confronto con il mito di Eva, che per certi aspetti si richiamano, poiché entrambe le figure sono entrambe femminili ed entrambe la causa dei mali di tutta l'umanità. Con la differenza, però, e l'autrice ci tende a sottolinearlo, che Eva era nata dalla costola di Adamo, o dal fianco, in questo caso non fa differenza, e creata per rendere il soggiorno più piacevole ad Adamo, diciamo. E apro una parentesi per ricordare a tutte quelle persone che condividono quel post da anni che gira su Facebook, per cui la donna sarebbe stata creata dal fianco dell'uomo per essere al suo pari, e quindi non da sotto, non da sopra. Se te provieni da una costola di un altro essere, secondo te è proprio un'immagine così paritaria? Punto di domanda, lascio aperto la questione. Torniamo alla nostra Pandora, che invece era stata creata ex novo. Per cosa? Per punire gli uomini. Perché? Perché Prometeo era andato a fregare il fuoco agli dèi e l'aveva distribuito all'umanità. Quindi per questo affronto gli uomini dovevano essere puniti come li hanno puniti. Questo dovrebbe essere noto ormai a tutte e tutti, con Eva, la quale, creata ex novo, l'autrice ci fa notare che questa non è una differenza da nulla rispetto ad Eva, perché è già una rappresentazione dell'alterità, ovvero Pandora è altro dall'essere umano di sesso maschile, cioè il punto di osservazione della cultura greca e della scrittura di questo mito, evidentemente. Cita Esiodo l'autrice con la frase che dice che da lei discende il genere maledetto, la tribù delle donne, un genere altro rispetto a quello maschile, che in Esiodo sembra riprodursi autonomamente senza alcun contributo esterno. Le donne infatti discendono da Pandora, nessuna menzione della collaborazione maschile. E poi da qui assolutamente è un testo da comprare e da avere, perché è squisito nello stile facilissimo, scorrevole di lettura, e anche nella sottile, intelligente, acuta ironia della lettrice, che tratta il tema veramente con uno stile ineguagliabile. Parte quindi tutta un riassunto di una diatriba tra filosofi, se e da che cosa derivassero le donne, per cui ci sarebbero le dee fatte di terra, che le sono fatte minorate, che non distinguono il bene dal male, quelle fatte di acqua, poi ci sono quelle fatte da tutti i vari animali, che non posso soffermarvi a dirlo, anche perché vorrei che promuovere questo libro a titolo assolutamente gratuito, non c'ho nessuna commissione, però credo che sia veramente un libro interessante da avere nella propria biblioteca. Il successivo passaggio logico è qualcosa che si trova spesso in letteratura per chi conduce la nostra ricerca.
e che si metta l'anima in pace il buon caro Freud, ma piuttosto che le donne avere l'invidia del pene, sembra un pochettino la sua una proiezione del contrario. E cioè l'autrice ci dice che probabilmente gli autori greci avevano una grande paura e una grande invidia, conseguenza l'una e l'altra, dell'indiscutibile constatazione che i figli nascevano dal corpo di donne, a cui quindi in maniera molto pertinente attacca il mito di Zeus, che a un certo punto inizia a farsi nascere i figli vuoi dalla testa, vuoi dalle cosce. E stiamo parlando di Atena e di Dioniso. A quel punto l'invidia, diciamo, per questo potere femminile che non è mai stato compreso dalle culture patriarcali, ha fatto in modo di cercare la via per controllare il corpo femminile, e questo è stato fatto dividendo le donne sostanzialmente in due categorie. Quelle che erano preposte solamente a dare figli all'uomo la cui paternità fosse certa, e le altre, quelle che non erano lì per i figli, ma che erano lì sostanzialmente per il piacere dell'uomo, quindi comunque tutto ruotava attorno all'uomo. Altrettanto interessante è poi vedere come si vedeva la donna dal punto di vista medico, considerando che non c'era ancora la dissezione dei cadaveri e che a meno che non si potessero vedere animali uccisi o uomini uccisi in battaglia, non si sapeva nulla del corpo femminile, già che la donna non combatteva. E quindi era molto curiosa la loro teoria sugli uteri vaganti, per cui in sostanza se l'utero non stava al suo posto grazie a, sentite bene, una gravidanza oppure i rapporti sessuali continui che lo mantenessero umido, questo se ne poteva andare a zonzo per il corpo, che ne so, tipo tu ti potevi trovare l'utero dietro le orecchie, l'utero nel cuore, oppure l'utero nel cervello. È interessante questa cosa. E ovviamente qual era quindi la cura per evitare tutto ciò? Il matrimonio. Il matrimonio e il rapporto sessuale con l'uomo marito. Di utero vagante parlava anche Platone, ma Platone conclude proprio quel suo discorso nel Timeo parlando di reincarnazione. È una cosa molto divertente, ovviamente tragicomica, è come lui ritenesse che questo avvenisse, quindi parlava degli uomini, quindi uomini, esseri umani di sesso maschile che se in vita avevano vissuto con virtù, al momento della morte sarebbero tornati dall'astro da cui erano provenuti. E che succede invece agli uomini che hanno vissuto da codardi e iniquamente? Per loro il rischio era di reincarnarsi in donne. E se ai medici interessava per lo più il corpo della donna dal punto di vista delle malattie, quindi di questo utero vagante che poteva causare parecchie conseguenze, i filosofi invece erano per lo più interessati sul ruolo della donna nel concepimento. Una cosa carina è che attualmente, quando parlo delle attuali società matriarcali, c'è il pregiudizio, e ripeto pregiudizio, che queste donne non sappiano chi è il padre dei loro figli, che ci sia una promiscuità sessuale dove tutti trombano con tutti come conigli, cosa che non è. E in realtà noi proveniamo da questi pregiudizi, mi viene da pensare, perché forse è rimasto ancora in qualche modo, un modo in livello inconscio, non lo so, l'idea che la donna potesse non avere un contributo nella procreazione. Quindi posso immaginare questi come ci sono rimasti quando hanno visto che non solo ne hanno uno, ma che ne hanno uno anche bello grosso. Perché in realtà, tutto sommato, dai, solo gli stoici dicevano che le donne non avrebbero avuto alcun ruolo nella procreazione, che erano essenzialmente dei forni per cucinare la pagnotta, dove la pagnotta era solamente il seme maschile. Ce l'ho ficco dentro il sacchetto. Tutto sommato altri erano di idee un pochettino più concilianti, della serie sì dai vabbè, ma sì, qualcosa farà anche lei. E a questo punto però il livello del discorso si sposta sul cosa anche lei, quale è il suo ruolo, e qua ne sono uscite un po' di tutti i colori, e invito ad acquistare il libro per leggersele, perché sono meravigliose, dalla posizione del feto dell'utero, per cui se è più freddo è femminile, se è più caldo è maschile, perché naturalmente il femminile è freddo, il maschile è caldo, perché intendiamoci, il pensiero greco si struttura così, diviso due poli, uno l'opposto dell'altra, categoria tenuta stagna, lista di qualità e corrispondenze per ognuno dei due poli. Quindi se c'è un fenomeno nella realtà, questo deve essere separato e incasellato. Quindi davanti al caldo e al freddo, non può essere che
caldo e freddo siano di tutte le persone, no, deve essere comunque un abbinamento rigido ai generi, uno al maschile e l'altro al femminile, così esattamente come è successo per il sole e la luna, che ancora adesso noi crediamo il sole maschile e la luna femminile, grazie a loro, quando in realtà abbiamo fior di miti che dicono ben altro. Poi c'è tutto il discorso sui semi forti o i semi deboli, e se il seme è debole nasce femmina, naturalmente, sempre per la serie, debole uguale femmina, incaselliamo su quel compartimento stagno lì, forte naturalmente deve essere maschio, eccetera eccetera. Parerebbe comunque, al di là delle diatribe di questi tecnicismi da intellettuali, che il pensiero diffuso nella gente normale fosse comunque che la donna fosse il forno, un mero contenitore. Con un esempio pratico di come le stesse donne ateniesi fossero in realtà abbastanza delle moralizzatrici ben pensanti, anche contro il loro stesso interesse. Questo la dice lunga anche sull'educazione e sul modo in cui la donna all'interno di società patriarcali viene acculturata al punto da non poter non essere in grado di vedere di essere in una posizione subalterna. La diatriba viene chiusa da Aristotele. Oh là, secoli e secoli di gente che si scannava, e ci arriva Ari. Ari cosa ci dice? Ovviamente, sempre per quel solito discorso delle categorie, noi dobbiamo tener conto che per i greci il maschile è rigorosamente attivo. Chi è che doveva creare la cultura? Chi è che doveva essere il principio della coscienza? Sia mai, no? E il femminile quindi era passivo. E su questo cosa dice lui? Ve lo leggo. Accanto allo sperma, alla formazione dell'embrione concorre il sangue mestruale, ma con un ruolo diverso. Lo sperma infatti è sangue, come quello mestruale, ma più elaborato, sia mai. Il sangue altro non è che il cibo che non viene espulso dall'organismo, trasformato dal calore del corpo. Attenzione, che abbiamo detto prima, ma la donna, che è meno calda dell'uomo, non può compiere l'ultima trasformazione che dà luogo allo sperma. Non può, se non può, non può. La riproduzione quindi ha luogo quando il seme maschile cuoce il residuo femminile trasformandolo in un nuovo essere. In altre parole, il seme ha un ruolo attivo, il sangue femminile un ruolo passivo. Se mi ricordo, ti metto in descrizione un paio di link che mostrano i più recenti studi sull'argomento e che invertono questa polarità in maniera sorprendente, per cui in realtà l'uovo, invece di essere una sorta di ovulo bella addormentata, sono lì, dormo e aspetto il principe spermatozoo che mi baci, in realtà avrebbe un ruolo attivissimo nell'attirare chimicamente, con strategie che non so spiegare perché sono ignorante in materia, lo spermatozoo più gradito, e che invece per contro lo sperma avrebbe un ruolo invece passivo. Per questo e per tutta un'altra serie di ragioni che chi vuole approfondire potrà andare ad approfondire. Quindi un altro pervicace stereotipo che dobbiamo superare, quello del femminile passivo e del maschile attivo. Forse, rifletto io, non c'è sul libro, tra me e me, siamo tutte e tutti con caratteristiche di attività e passività che riversiamo in questa o in quell'attività, in questa o in quella caratteristica del nostro corpo, del nostro carattere, del nostro pensiero, eccetera, 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 in maniera alternata, perché semplicemente attivo e passivo appartiene a tutto ciò che esiste, senza bisogno di assimilarlo a uno o all'altro genere. Se vuoi approfondire questo, ti suggerisco il video sul maschile e femminile interiore, ciò che non dicono, che spiega un po' tutto questo procedimento di pensiero, te lo linko in descrizione e qui sopra. Ma torniamo al nostro concepimento secondo Aristotele. Ari dice anche se è indispensabile infatti il contributo femminile è quello della materia, guardiamo un po', per sua natura passiva e tepareva con cui la donna si identifica, l'apporto maschile invece è quello dello spirito attivo e creatore. Di nuovo, maschile, spirito, femminile, materia. Vediamo, sono esattamente le stesse categorie di pensiero che influiscono ancora oggi la nostra percezione di maschile e di femminile. Questa fu la conclusione del dibattuto problema che l'autorità di Aristotele avrebbe trasmesso nei secoli fino a diventare elemento fondamentale del patrimonio culturale dell'Occidente, che è quello che un po' ho detto poc'anzi. Proprio su questo attivo e passivo abbiamo un altro impianto filosofico, che è l'idea della differenza dei rapporti tra i generi, sempre secondo il nostro amico Ari, per cui il maschio rispetto alla femmina è tale che per natura l'uno è migliore, l'altro è peggiore, e l'uno comanda, l'altra è comandata. Il maschio è più adatto al comando della femmina, tolte alcune eccezioni contro natura.
Questo perché gli uomini erano gli unici a possedere la pienezza del logos, che era la capacità di liberare, che era il modo in cui l'intelletto poteva raggiungere il mondo delle idee. Le donne no, non avevano questa forma di intelligenza. E questo stereotipo sulla donna non razionale, sempre sulle descrizioni dei generi attribuite infatti la razionalità al maschile e le intuizioni nel femminile, altro che si tratterebbe, come dicono un po' negli ambienti New Age, solamente di energie e non di corpi incarnati, questi hanno un effetto a bomba nell'indirizzare la nostra percezione non soltanto di noi stesse e noi stessi, ma anche dell'altro, dell'altra da noi, al punto che per trovare la prima donna magistrata dobbiamo aspettare il 9 febbraio 1963, l'altro ieri praticamente. Come mai non si potevano trovare le donne giudici? Perché c'era questa idea che le donne soggette all'umore non fossero in grado di prendere decisioni razionalmente. Millenni di pregiudizi. È qui che ci inoltriamo nella visione essenzialista della cultura greca antica, per cui ogni genere è differente dall'altro e ognuno ha delle virtù specifiche che non compaiono nell'altro, che è un'idea che ancora ci portiamo avanti in certe correnti di pensiero e anche purtroppo in certi ambiti della spiritualità. Si parlava di virtù femminili e sono ancora stereotipi presenti oggi, del tipo che gli dèi hanno fatto la natura femminile adatta ai lavori e alle cure interne e quella dell'uomo a quelle esterne. Le donne di conseguenza hanno un corpo meno forte, quindi debole, e più tenerezza per i neonati di quanto ne abbiano gli uomini, che quindi sono forti. Vediamo sempre questa distinzione dicotomica. Uomo esterno, forte, donna interno, debole. Questo non è un pensiero universale, non è una logica universale, semplicemente ce la siamo trascinata da allora e poiché il nostro pensiero si è strutturato su queste categorie antiche di pensiero, vedendo le cose dal punto di osservazione interno, cioè siamo all'interno di questa cultura che usa queste categorie, non ci rendiamo conto che sono una parzialità, un tipo di logica soltanto. A tutto questo invece abbiamo un'eccezione, abbiamo Socrate. Socrate che è l'unico che dice, secondo me tra donne e uomini tutta sta gran differenza non c'è. Salvo però, perché non è che anche Socrate poteva proprio essere il femminista ante litteram, no? E cos'è che dice l'eccezione di Socrate? Qual è? La saggezza. Non è che sia proprio una cosa da poco, perché la saggezza è assolutamente necessaria nella polis per avere dei ruoli di rilievo. Però ci dà una gran mano, quantomeno ritenendo che queste differenze tra uomini e donne avessero una forte natura culturale. Grazie Socrate sembrerebbe che in privato non fosse proprio eccelso nel praticare quello che predica, come si suol dire. Ad ogni modo abbiamo un pensiero anni luce avanti rispetto ai coetanei. Però Socrate non è che finì tanto bene. Farei un piccolo salto ora, saltando molti argomenti interessanti, ribadisco, per andare a finire sulle tipologie di donne che erano possibili nella polis ateniese e anticipo già tutte che ruotavano intorno all'uomo, perché avevamo la moglie, che però serviva solo ed esclusivamente per dare figli legittimi e non poteva avere altri rapporti sessuali con nessun altro uomo. Poi avevamo la concubina, che invece era quella con cui si poteva avere dei rapporti sessuali stabili. C'era poi la compagna, la etera, che era la donna che era fondamentalmente per il piacere maschile. E un po' assomiglia alla figura della geisha, con la differenza che la etera era anche assolutamente una prostituta. Ed era anche l'unica che aveva accesso ai banchetti maschili. Sempre appunto per intrattenere e dare piacere agli uomini. E poi l'ultimo scalino abbiamo le pornai, le donne che avevano ancora meno fortuna delle etere e che erano coloro che si prostituivano per strada e nei bordelli. Forse più sotto ancora possiamo metterci le schiave. Tutto questo ruotava attorno appunto all'intrattenimento, al piacere e alle esigenze dell'uomo maschio che era al centro della società ateniese. Come se la libertà sessuale non fosse abbastanza con tutte queste povere donne che ruotavano attorno, avevamo poi anche la figura dell'amato, ovvero il giovinetto di cui l'uomo era mentore, col quale aveva dei rapporti sessuali assolutamente sempre e comunque passivo, perché attenzione, torniamo al passivo e all'attivo, l'uomo era associato alla
l'attività, in quanto l'attività era sinonimo di virilità. Di conseguenza, una volta che il giovinetto diventava adulto e passava quindi alla condizione di uomo, questo doveva assolutamente cessare come tipo di rapporto, perché diventando uomo non poteva più essere passivo, doveva essere attivo, e a sua volta quindi poteva diventare mentore di un altro giovinetto. C'è tutta una parte sui crimini sessuali che invito a leggersi, perché è estremamente interessante. E vorrei passare piuttosto alla conclusione. E lo vorrei fare proprio per un tema che a me è molto caro, e proprio perché mi interesso di questo tema mi è stato segnalato il libro che io oggi propongo per la mia rubrica La Biblioteca di Ghianda, è che proprio come queste categorie sono arrivate fino all'oggi, che sono state poi riprese, rilanciate, anche il tipo di pensiero duale o positivo tramite vari correnti di pensiero che passano anche per la religione, dal medio platonismo al neoplatonismo e via dicendo, sono state riprese poi a bomba nell'Ottocento, dove comunque siamo reduci da un periodo di forte interesse per l'epoca classica. Per cui, pescando Gore dal romanticismo, lui formula una teoria, dice l'autrice, della differenza sessuale intesa come il riflesso sulla Terra della differenza sessuale che percorrerebbe il cosmo, traducendola in alcune equiparazioni: maschile uguale natura spirituale, luce e libertà, femminile uguale natura materiale, gravitazione e necessità. Sono cose che ancora si trovano negli ambienti spirituali quando si parla di maschile, femminile, universale. Quando sento la parola universale mi spunta un nuovo ciuffo di capelli bianchi. Poi abbiamo Jacob Grimm, uno dei famosi fratelli Grimm delle fiabe, che in campo linguistico, visto che lui era un linguista, parla delle vocali, che sarebbero suoni più elementari e quindi femminili naturalmente, mentre le consonanti, frutto più elaborato della riflessione, sono maschili. Quindi la forma attiva del verbo è maschile, la forma passiva è femminile, e torna l'attivo e il passivo della cultura greca. Poi abbiamo Bachofen, da cui studio io sono partita proprio nel mio interesse, dove immagina per deduzione, in opposizione a quello che era il patriarcato, un mondo matriarcale che non ha avuto riscontri sostanzialmente nella realtà, e non li aveva ovviamente neanche allora. Di moderni matriarcati io mi appassiono, esistono come società ma sono estremamente differenti da quelle che descriveva Bachofen, con questo trionfo di valori femminili tipo fratellanza, giustizia e eguaglianza, derivati dal fatto che la donna si identifica con la terra, che è madre, di conseguenza tutti gli uomini sono fratelli. E ancora una volta torna questa dicotomia di valori femminili e maschili, e con una condanna della donna alla sua materialità e di riflesso alla sua inferiorità. E a tutto questo si aggiunge la prospettiva evoluzionista, questo lo so dagli studi miei, per cui Bachofen parlava di questo stadio matriarcale come precedente a cui necessariamente per lo sviluppo dell'umanità doveva susseguirsi questa fase patriarcale, e questo stesso identico impianto teorico lo riprenderà poi nell'ambito della psicologia del profondo Erich Neumann, del cui studio anche mi sono occupata, quando ha declinato la differenza tra le strutture psichiche femminili e quelle maschili, con un testo simbolo che ancora fin troppo amato, mi viene da dire, che è questo, la grande madre, nonché l'altro suo, vedete che io li ho perché proprio è parte del mio studio, che è la psicologia del femminile, dove si rifà a questo matriarcato secondo Bachofen in prospettiva evoluzionista, dove anche lui il maschile lo riconosce come, e questo mi sembra di ricordare derivi da Jung, se sbaglio ditemelo, è come comunque il principio di coscienza, che è sempre in forma maschile anche quando è nella coscienza delle donne incarnate, perché anche loro nel fare continuamente monito di non identificare queste energie con i corpi incarnati, in realtà Neumann stesso è il primo che continua a fare riferimenti continui e a presunte società storiche quando parla di matriarcato, e a donne e uomini incarnati quando parla delle caratteristiche della psiche. Quindi è impossibile, ed è impossibile proprio perché sono narrazioni. Nel momento in cui sono narrazioni, nella nostra mente si produce delle immagini, dei riferimenti concreti che finiamo per fare nostri, un po' come succedeva alle donne ateniesi, che nonostante fossero trattate nel modo in cui sappiamo, non se ne rendevano conto e uscivano addirittura con pregiudizi sulle stesse altre donne. Questo è quanto, abbiamo fatto una bella conferenza su questo video, secondo me meritava, e lo consiglio, ne consiglio l'acquisto e la lettura, è meraviglioso. Eva Cantarella, Gli inganni di Pandora, l'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica. Ti aspetto sul mio canale al prossimo video, ciao!